it's so long, and to find the information you need, it doesn't give you any opportunity to personalize, it doesn't give you any opportunity to be creative, to present yourself nicely, or because this shows me so much as an employer. It makes you look good. We had the point system first. There's only 12. Once you get to 12 in England, you don't have a driving license anymore. So I think you get 3 points for speeding. Drink driving is usually a direct disqualification in England. So it's important to say that your driving license is clean. It's a good term to make sure that they know you can drive with no real fear or problems. Work experience. Again, we've got the the most important things at the top, the most recent things, the most relevant things, and goes down. Obviously, catering assistant, corporate communications assistant. It's a bit different. Catering assistant means you worked in the kitchen. It's a nice way of saying you worked in the kitchen. It sounds much more professional than I worked in a kitchen. But then we've got activities and interests, which is much better than other interests. Activities and interests sounds more positive. I'm a rounded person, and I have done these things, and I've been responsible. I put emphasis on the responsibilities, on my capacity for organisation. These are the kind of vocabulary we want to see. Responsible. Be careful, because this in English is not a noun, it's an adjective. There is no the responsible for. I was responsible for. If you want the noun, you can call it manager. I was sales manager. I was organized is just a very simple word. Negotiated is another word. If they are active words, doing words that imply that you can do things. Notice we don't put a full sentence like I negotiated. It's enough to put the past simple. Some people in English, I've never seen a foreign learner do this. English people get confused. They put organizing events and then they put negotiated. So they've got present participle and past participle. Happens every year. Decide which of them stick with the same one. I was responsible for organizing events. If you're going to ignore the pronoun, which is correct, it's shorter, it's more concise, make sure that you don't get in a muddle with your present participles and your past participles. Leisure activities, not so important, so not important. Then nice clear referees. One page is perfect. Ok, possiamo partire. Ah, ok. Noi siamo qua perché stiamo cercando una posizione da infermiere e presso il progetto Profughi Prima Emergenza, che è stato appaltato dalla struttura Borsalino di Alessandria. E niente, l'appalto si vede qua dall'infermiere, cosa stiamo facendo, cosa abbiamo fatto. E cercando appunto la figura di infermiere perché ci manca nell'equipe. L'equipe è formata da più di 15 ragazzi, siamo operatori, educatori, io sono psicologa, antropologi, ragazzi laureati in lingue, perché ovviamente questo lavoro è molto importante, avere una conoscenza linguistica, e ci manca un infermiere. Va bene. Allora le faccio una breve descrizione. Il soggiorno Borsalino si occupa sia di soggiorno per la terza età, quindi un centro polifunzionale per la terza età, come dice la locandina, che di questo progetto di accoglienza e assistenza, quindi diciamo si sdoppia su queste due attività. Per quanto riguarda il progetto di accoglienza e assistenza per cui stiamo ricercando questa figura professionale, aggiungo a quello che ha detto la collega che ci sono diverse sedi, quindi non soltanto la sede di Alessandria che è il fuoco, diciamo la base, ma anche le sedi di Tortona e di Ovada dove sono stanziati dei ragazzi in alloggi perché noi lavoriamo in appartamento e miriamo a
quella che si può chiamare assistenza integrata, che è un termine che utilizziamo spesso tra di noi, quindi a insegnare ai ragazzi in modo che non si fermi soltanto alla prima accoglienza e all'assistenza, ma insegnare ai ragazzi cosa significa vivere qui con tutte le complicazioni del caso. Vuoi dirmi due cose di cosa fate? Una bambina. Vuoi dirmi due cose di cosa fate? Stampa, giornale, video. Noi facciamo animazione per bambini, per eventi, per matrimonio, per tante animazioni per ragazzi, diciottesimi, piuttosto che eventi matrimoniali, Università del Piemonte. Come fanno di questo?